Il comunismo si propone come epoca della libertà, cioè dell'autocoscienza. E quindi non c'è il Talmud, il libro sacro, il gendarme, lo Stato, la Chiesa, che mi dicono che devo fare per garantirmi, no? Ma c'è la possibilità di fare appello alla coscienza degli uomini. Però bisogna arrivarci. E qui la disputa con gli anarchici è importantissima. Perché il bisogna arrivarci significa in realtà recuperare alcuni momenti fondamentali del pensiero politico borghese. Per esempio il tema dell'equilibrio dei poteri. Il comitato centrale ha una certa funzione, però deve essere controllato. Per esempio, quando tu introduci la norma, un membro del comitato centrale non può essere espulso dal partito e dal comitato centrale. E poi posto una limitazione al potere del comitato centrale. Quando tu introduci il governo operaio della fabbrica, introduci anche un limite alla pianificazione, perché la pianificazione deve passare attraverso il consenso dei consigli operai. Quindi voglio dire, uno degli errori che il movimento comunista ha fatto sicuramente è stato questo. Intanto lo Stato deve scomparire, è una fase di transizione. Quindi una riflessione su come organizzare la dittatura del proletariato non c'è stata. E si è sostituita questa riflessione, a queste regole, a queste norme, a questo diritto, il potere del proletariato. Ed è molto interessante, no? Ricordare che per esempio i comunisti per molto tempo hanno detto la nostra è una democrazia sostanziale, non formale, il che è una bestialità, perché sostanziale e non formale che significa? Siccome questo è giusto, si fa questo, quali che siano le violazioni del diritto necessarie per far questo. E invece no, tu che proponi questa soluzione devi passare attraverso garanzie per me. Ovviamente sbagliava a Moscato quando chiedeva, era una cassoneria totale, che a Cuba venisse consentita la pluralità della stampa, per il semplice particolare che chi è che fa un giornale, chi ha i soldi per farlo, e a Cuba chi è che ha i soldi per farlo, o lo Stato o gli americani o la Chiesa. Quindi la pluralità di stampa a Cuba significa che tu dai voce al nemico. Però in una situazione meno miserabile economicamente, tu devi garantire una molteplicità di voci. Come d'altra parte dico nel primo periodo del Mussolini, cioè il giornale di Bukharin, di Leningrado, poi iniziava tranquillamente a collaborare con il giornale, insomma, no? Ed è fondamentale, per esempio, quella norma leninista, per conto, un congresso l'anno. Tu non puoi dire questa è una cosa formale, l'importante è
No, tu devi fare il congresso l'anno. Perché il luogo del congresso è rivisto come il luogo di discussione. È chiaro, incontro, è chiaro, è chiaro. E perché poi in fin dei conti tutto si basa sempre sulla convinzione delle persone, non sulla è chiaro, è chiaro. Quindi, e allora a noi ci interessa, ci interessa. È certo che il pensiero borghese, quando dice che bisogna salvare i diritti originali dell'uomo, vuole salvare la proprietà. Però attenti, qui c'è la faccenda dell'acqua sporca e del bambino. Buttiamo l'acqua sporca, però il bambino lasciamolo. Non facciamo dei congressi in cui il relatore parla 6 ore e ci sono 5 minuti di dibattito. No, casomai rovesciamo, fai 5 minuti di relazione e 6 ore di dibattito, perché appunto tutto si poggia sulla convinzione, sull'autoconvinzione e quindi sullo scontro anche delle idee. No? E quindi anche la garanzia degli aspetti formali. Vabbè. Per quanto sì, io ho cercato appunto e cercherò, se siete d'accordo, di continuare in questo ampliamento, in questo collegamento del problema dentro altri problemi. Però dovresti aiutare anche noi dandoci delle indicazioni di lettura magari. E anche quello che hai detto prima, cioè di fare esempi pratici per legarsi proprio con la realtà, sì, con l'attualità politica. Sì. Qui ci sarebbe un magnifico libro che andrebbe benissimo, che non so se si trova, che è una storia del pensiero politico, ma fatta secondo questi criteri, pubblicato dalla Terza. No, oddio santo, come si chiama? Un italiano? Sì, un italiano. Vabbè, insomma, me lo dirò la prossima volta. Perché è fatta veramente molto bene. Il secondo, questo schema appunto non soffocante, non politico in modo ristretto, no? Perché questa idea è terribile, i comunisti non sono così politici, non vedono altro. E per esempio quell'esperienza a Cuba di Tete, quella serie di film sovietici, ma che insegnamento grande. C'è questa cultura che ti riesce a riprodurre sullo schermo Chekhov, Tolstoi, ma non banalizzato, ma come se tu stessi a teatro, con attori teatrali, con musiche bellissime, con scenografie elegantissime. Cioè l'educazione del gusto, no? E questo fa parte dell'autofascismo. Chi diceva che il fascismo era volgare aveva molto ragione. E d'altra parte la nuova sinistra appunto considera credo ancora dei comici, questi italiani, per esempio sono Paolo Rossi, per esempio. Massari, Paolo Rossi. Sono pochi cicli. Va bene. Verità. No, il limite era al basso. Ma non così. C'è un'autonomia della politica rispetto. Ma questo è importante,
È importante dirlo questo, come c'è un'autonomia degli altri fenomeni della politica. Non ho capito. Degli altri fenomeni della politica.